disuguaglianza, cosa pensa? Penso al gusto di discriminare gli altri per sentirsi parte di uno standard eventualmente giusto e corretto. La discriminazione che viene messa in atto da persone eterosessuali nei confronti delle persone omosessuali, è la prima che mi viene in mente, o la discriminazione nei confronti delle persone che hanno una qualche forma di disabilità. I motivi possono essere appunto dall'ignoranza alla mancanza di empatia, all'interesse politico, al sentirsi nel giusto semplicemente, quindi voler imporre agli altri questa normatività. L'uguaglianza secondo me è pensare che siamo tutti uguali, non ci sono differenze di pelle, cultura, e gusti, e penso questo qua. Sicuramente migliora la conoscenza di nuove persone senza avere pregiudizi e tutte queste cose negative che comunque esistono adesso. La disuguaglianza è una bellissima cosa con cui relazionarsi, perché le differenze fanno grande il mondo, perché se siamo tutti uguali arriviamo a qualcosa di molto neutro e sterile. Invece grazie alla disuguaglianza possiamo imparare quello che a cui non arriviamo noi e possiamo ingrandirci in positivo. Purtroppo per disuguaglianza si intende spesso qualcosa di negativo e quindi gli effetti della disuguaglianza, almeno a livello politico, sono sempre un po' catastrofici. Invece più di contatto tra le persone, quindi è un livello per cui si ragiona dal basso, invece c'è un buono scambio e c'è tanta solidarietà tra le persone che non sono uguali, quindi non condividono nemmeno magari gli stessi saperi o le stesse culture, e spesso insomma tra poveri ci si capisce. Povertà, povertà, la miseria, soprattutto d'animo, quindi diciamo, la mancanza un po' di risorse, di entusiasmo, di allegria, di colore, voilà. La ricchezza è proprio data da questa diversità e quindi dallo scambio e dalla voglia di scambiare le cose, insomma, di ascoltare e di far sì che ognuno apporti qualcosa che vada ad arricchire il patrimonio appunto.